Jorge Luis Borges, La casa di Asterione, nella raccolta di racconti L'Aleph, Feltrinelli, 1961. E Pasifae, la regina, dette alla luce un figlio che si chiamò Asterione. Apollodoro, Biblioteca. So che mi accusano di superbia e forse di misantropia o di pazzia. Tali accuse, che punirò al momento giusto, sono ridicole. È vero che non esco di casa, ma è anche vero che le porte, il cui numero è infinito, restano aperte giorno e notte agli uomini e agli animali. Entri chi vuole. Non troverà qui lussi donneschi, nella splendida pompa dei palazzi, ma la quiete e la solitudine. E troverà una casa come non ce n'è altre sulla faccia della terra. Mente chi afferma che in Egitto ce n'è una simile. Perfino i miei calunniatori ammettono che nella casa non c'è un solo mobile. È un'altra menzogna ridicola. E che io, Asterione, sia un prigioniero. Dovrò ripetere che non c'è una porta chiusa e aggiungere che non c'è una sola serratura. D'altronde, una volta, al calare del sole, percorsi le strade e se prima di notte tornai, fu per il timore che mi infondevano i volti della folla, volti scoloriti e spianati, come una mano aperta. Il sole era già tramontato, ma il pianto accorato di un bambino e le rozze preghiere del gregge dissero che mi avevano riconosciuto. La gente pregava, fuggiva, si prosternava, alcuni si arrampicavano sullo stilobade del tempio delle fiaccole, altri ammucchiavano pietre, qualcuno, credo, cercò rifugio nel mare. Non per nulla mia madre fu una regina. Non posso confondermi col volgo, anche se la mia modestia lo vuole. La verità è che io sono unico. Non mi interessa ciò che un uomo può trasmettere ad altri uomini. Come il filosofo penso che nulla può essere comunicato attraverso l'arte della scrittura. Le fastidiose e volgari minuzie non hanno ricetto nel mio spirito, che è atto solo al grande. Non ho mai potuto ricordare la differenza che distingue una lettera dall'altra. Un'impazienza generosa non ha consentito che imparassi a leggere. A volte me ne dolgo, perché qui le notti e i giorni sono lunghi. Ma certo non mi mancano distrazioni. Come il montone che s'avventa, corro per i corridoi di pietra fino a cadere al suolo in preda alla vertigine. Mi acquato all'ombra di una cisterna o all'angolo di un corridoio e gioco a rimpiattino. Ci sono terrazze dalle quali mi lascio cadere finché resto insanguinato. In qualunque momento posso giocare a fare l'addormentato con gli occhi chiusi e il respiro pesante. A volte mi addormento davvero, a volte quando riapro gli occhi il colore del giorno è cambiato. Ma fra tanti giochi preferisco quello di un altro Asterione. Immagino che egli venga a farmi visita e che io gli mostri la casa. Con grande inchini gli dico: adesso torniamo all'angolo di prima, o adesso sbocchiamo in un altro cortile, o dicevo io che ti sarebbe piaciuto il canale dell'acqua, oppure ora ti faccio vedere una cisterna che si è riempita di sabbia, o anche vedrai come si biforca la cantina. A volte mi sbaglio e ci mettiamo a ridere entrambe. Ma non ho soltanto immaginato giochi, ho anche meditato sulla casa. Tutte le parti della casa si ripetono. Qualunque luogo di essa è un altro luogo.
Non ci sono una cisterna, un cortile, una fontana, una stalla. Sono infinite le stalle, le fontane, i cortili, le cisterne. La casa è grande come il mondo. Tuttavia, a forza di percorrere i cortili con una cisterna e polverosi corridoi di pietra grigia, raggiunsi la strada e vedi il tempio delle fiaccole e il mare. Non compresi, finché una visione notturna mi rivelò che anche i mari e i templi sono infiniti. Tutto esiste molte volte, infinite volte. Soltanto due cose al mondo sembrano esistere una sola volta. In alto, l'intricato sole. In basso, Asterione. Forse fui io a creare le stelle e il sole e questa enorme casa, ma non me ne ricordo. Ogni 9 anni entrano nella casa 9 uomini affinché io li liberi da ogni male. Odo i loro passi o la loro voce in fondo ai corridoi di pietra e corro lietamente incontro ad essi. La cerimonia dura pochi minuti. Cadono uno dopo l'altro, senza che io mi macchi le mani di sangue. Dove sono caduti, restano. E i cadaveri aiutano a distinguere un corridoio dagli altri. Ignoro chi siano, ma so che uno di essi profetizzò sul punto di morire che un giorno sarebbe giunto il mio Redentore. Da allora la solitudine non mi duole, perché so che il mio Redentore vive e un giorno sorgerà dalla polvere. Se il mio udito potesse percepire tutti i rumori del mondo, io sentirei i suoi passi. Mi portasse a un luogo con meno corridoi e meno porte. Come sarà il mio Redentore? Sarà forse un toro col volto d'uomo? O sarà come me? Il sole della mattina brillò sulla spada di bronzo. Non restava più traccia di sangue. Lo crederesti, Arianna? Disse Teseo. Il Minotauro non si è quasi difeso.